Bonaccorsi, Folino, Tidei, Cassano. Bene, abbiamo dato tutti? La votazione è chiusa. Presenti 435, votanti 403, astenuti 32, maggioranza 202, favorevoli 110, contrari 293, la Camera respinge. A questo punto siamo all'articolo 1 bis, ho bisogno di... Gallinella su che cosa? Onorevole Gallinella, do prima i pareri? Ok. I pareri, relatore, sui due emendamenti 1 bis 1 e poi sull'aggiuntivo 1 bis 01. Ne approfitto. Prego. Grazie signor Presidente, invito al ritiro o parere contrario su ambedue. Grazie, il governo. Parere conforme a quello espresso dal relatore. Grazie, onorevole Gallinella, intende intervenire sull'1 bis 1? No, onorevole, siamo a pagina 7, 1 bis 1, è il suo... Prego. Grazie Presidente, qui si parla di rappresentanza all'interno dei consorzi da parte del sesso femminile. Ora, la norma, così come è stata concepita dal governo, può mettere in difficoltà la creazione dell'equilibrio di genere, così come è concepita. Perché immaginiamo un consorzio che ha tra i soci tutti imprenditori di sesso maschile. L'eventuale o l'obbligo di avere all'interno del CDA la rappresentanza femminile deve costringere i titolari dell'impresa a mettere la moglie, la sorella, non lo so. Quindi noi facciamo solo una correzione dal punto di vista dicendo che qualora all'interno del consorzio c'è comunque la rappresentanza imprenditoriale femminile. Ci sembra solo un emendamento di buonsenso. Grazie Presidente. La ringrazio. Altri che intendono intervenire? Onorevole Labate, a titolo personale. Sì, grazie Presidente.